Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di input output, ovvero delle modalità con cui è possibile eh, in Java eh, andare a eh, leggere e scrivere eh, verso diverse sorgenti destinazioni. Tutte le operazioni di input output in Java vengono svolte attraverso un concetto astratto che è quello di stream, ovvero flusso di elementi. L'idea è che eh, le stesse operazioni leggi o scrivi vengono fatte in maniera sostanzialmente indipendente, almeno dal punto di vista del programma, sia che io vada a scrivere o leggere su un file piuttosto che sullo standard input, standard output, su una connessione di rete, eh, su una connessione ad esempio USB con un dispositivo. Eh, in pratica io utilizzo una serie di metodi di alcune classi predefinite, eh, tutte molto simili, che astraggono i dettagli dell'operazione eh, effettiva di input output che avviene con una certa sorgente o destinazione. Tutte le classi eh, che permettono di fare l'input output si trovano all'interno di un package che si chiama java.io e si dividono in due grosse famiglie. La prima è quella che riguarda gli stream, ovvero l'input-output di caratteri, che come ricorderete in Java sono codificati come caratteri unicode su 16 bit con la codifica UTF16. Ci sono due classi principali in questa famiglia che sono reader e writer, che permettono per l'appunto di leggere e scrivere caratteri. L'altra famiglia è quella che è orientata ai byte. In questa famiglia le due classi principali sono inputstream ed outputstream, quindi vedete che eh, in entrambe le famiglie ci sono una coppia di classi che permettono la lettura e la scrittura. Queste classi, come pure eh, quelle che da esse derivano e le altre classi che sono all'interno del package java.io, segnalano qualunque errore o anomalia attraverso delle eccezioni e che fanno capo a una classe di base di eccezioni che si chiama IOException. Come funziona la suddivisione in due grosse famiglie? Beh, sostanzialmente, una volta che noi abbiamo i dati, possiamo andare a leggerli o a scriverli eh, focalizzandoci su dei byte utilizzando degli input o degli output stream. In questo caso, non viene fatta nessuna codifica, i byte presenti eh, nella nostra sorgente o destinazione vengono eh, scritti o letti attraverso queste classi. In alternativa è possibile andare a fare delle operazioni di lettura e scrittura di caratteri. In questo caso è coinvolta un'operazione di codifica o decodifica, eh, perché a seconda della eh, codifica che viene utilizzata eh, per i caratteri, questi possono dare origini a diverse sequenze di eh, caratteri. Ad esempio, se immaginiamo ehm, di avere una codifica di tipo eh, Unicode, eh, la coppia di byte C3 A8 viene letta o scritta attraverso degli input o degli output stream come due byte, un byte C3 e un byte A8. Se invece utilizzo un reader o un writer, questa coppia di byte viene interpretata come un'unica quantità di eh, 16 bit che corrisponde al carattere E accentato con la codifica UTF-8 e quindi verrà trasformato in un carattere che è la E accentata a disposizione del mio programma. Quindi è ovvia la differenza tra leggere un carattere e quindi sfruttare un'operazione di codifica ed eventualmente decodifica nella scrittura oppure andare a leggere dei singoli byte che ovviamente eh, poi devono essere convertiti in qualche modo in questo carattere. Nella famiglia eh, orientata ai caratteri, la lettura avviene tramite i metodi definiti da una classe di base che si chiama Reader. Questa classe ha tante sottoclassi che permettono di andare a fare un'operazione di lettura con delle caratteristiche particolari oppure da una fonte diversa. Ad esempio. Esiste eh, un char array reader che permette di andare a leggere i caratteri da un array di caratteri, oppure esiste un file reader che permette di leggere eh, i dati da un file, oppure uno string reader che legge i dati da una stringa. Tutte queste attività di lettura, che siano da un file, che siano da una stringa, vengono fatte esattamente allo stesso modo rendendo trasparente qual è l'effettiva sorgente dei dati. I principali metodi che possiamo trovare all'interno della classe Reader sono quelli che vediamo illustrati qua. Abbiamo un metodo close che permette ovviamente di chiudere il nostro stream di caratteri e poi abbiamo un metodo read che è fornito in tre varianti. Una prima variante che semplicemente legge un singolo carattere e restituisce il valore meno 1 quando abbiamo raggiunto la fine del file. Un'altra variante che sostanzialmente legge i dati all'interno di un buffer. Questo buffer è costituito da un array di caratteri e poi c'è una variante di quest'altra che utilizza un buffer ma non parte dalla prima posizione ma bensì parte da una posizione predefinita. Questi metodi tendenzialmente sono blocking, nel senso che quando io faccio una chiamata a un read se non c'è nessun carattere disponibile, ad esempio perché sono in fase di lettura, il disco oppure la connessione di rete non rispondono velocemente, quel metodo si blocca finché il carattere o eh, i caratteri non sono disponibili. Altri metodi disponibili all'interno della classe read eh, sono il metodo read, che mi dice se effettivamente in questo momento c'è almeno un carattere che io posso leggere ed è utile se eh, ad esempio sto leggendo da una connessione di rete in cui sto aspettando dei dati eh, per cui non so se questi sono arrivati. Uh, reset, che sostanzialmente riporta lo stream uh, all'inizio, utile se io voglio ripartire nella lettura di un file da capo, e skip che sostanzialmente salta un certo numero di caratteri prima di darmi quelli successivi. Come faccio a leggere un singolo carattere? Allora, un singolo carattere è letto tramite il metodo read. L'aspetto interessante del metodo read è che eh, noi ci aspetteremo eh, restituisca un carattere, in realtà restituisce un intero. Perché? Perché sostanzialmente il metodo read deve poter andare a codificare una condizione particolare nel suo valore di ritorno, ovvero il fatto che sia stata raggiunta la fine del file. Ovviamente eh, non può restituire un carattere, altrimenti quel carattere viene scambiato per un carattere effettivamente valido, quindi la ehm, soluzione che è stata trovata in Java è di restituire un valore intero, che codifica eh, nei suoi 16 bit più bassi, meno significativi, il valore del carattere e nel caso in cui eh, sia stata raggiunta la fine del file, invece di codificare quello, mette a 1 tutti i bit eh, del nostro valore intero, eh, che corrisponde al valore -1 per segnalare per l'appunto che è stata raggiunta la fine del file. Ovviamente devo ricordarmi di convertire questo valore intero in un carattere, andando sostanzialmente ad estrarre quelli che sono i 16 bit in cui è descritto il carattere e utilizzarli poi per andare a stampare effettivamente quello come carattere e non trattarlo come un numero intero. Se io voglio andare a leggere una riga, quindi tutti i caratteri fino alla capo, eh, a partire da un reader, quello che posso fare è definire un metodo readline come questo, eh, che accumula all'interno di un string buffer, legge un carattere per volta, eh, se ovviamente il carattere è meno 1, eh, non ho nessuna eh, riga da leggere, altrimenti finché il eh, carattere che leggo è diverso da meno 1 lo converto in un char, ricordiamoci che read restituisce un intero, eh, se è un a capo termino il ciclo, eh, se si tratta di un carattere diverso da Bertlecher, cioè il ritorno di Carrello, eh, aggiungo quel carattere al mio eh, buffer, e leggo il prossimo carattere. Quando eh, ho, aggiunto, ho trovato una capo, eh, cosa faccio? Termino eh, la mia, eh, il mio ciclo di lettura e vado a restituire il valore contenuto nello string buffer convertito in una stringa. Simmetrico rispetto al read, troviamo eh, il write quindi. Da un lato abbiamo la classe reader, dall'altro abbiamo la classe writer. La classe writer, analogamente a quanto avveniva per la classe reader, ha eh, tante sottoclassi che permettono di andare a scrivere dei caratteri verso diverse destinazioni, ad esempio eh, un file, eh, una stringa, eh, un array di caratteri. I principali metodi che troviamo all'interno della classe writer e che quindi poi sono implementati nelle sue sottoclassi sono... Il metodo write che mi permette di scrivere un singolo carattere, eh, vi faccio notare che il parametro è di tipo intero sostanzialmente per compatibilità col metodo read eh, della classe reader, eh, in realtà questo viene comunque interpretato come eh, un semplice carattere, e poi c'è eh, il metodo write nella variante eh, che utilizza un array di caratteri, oppure un array di caratteri in cui non parte dal primo elemento ma parte da un elemento dato. Ovviamente, visto che molto spesso ci capiterà di scrivere delle stringhe, all'interno della classe writer è stato definito un metodo write che accetta una stringa e quindi vi permette di scrivere direttamente una stringa senza bisogno di andare ad estrarre i caratteri che stanno al suo interno. Ovviamente abbiamo altri due metodi che sono close per chiudere il nostro writer e flash che permette di terminare il nostro string. Gli stream di output eh, normalmente, quando devono fare un'operazione di scrittura, non vanno direttamente a scrivere sulla destinazione il file, la connessione di rete o quant'altro, ma normalmente scrivono all'interno di un'area di memoria chiamata buffer o cache. Eh, poi, quando quest'area di memoria è piena, sostanzialmente. Il blocco intero eh, del buffer viene scritto eh, sulla destinazione. Quest'operazione, sfruttando le gerarchie di memoria, è molto più veloce piuttosto che andare a scrivere ogni singolo carattere direttamente sul disco o eh, su quell'altra destinazione. Eh, il punto è che quando un programma termina, questi buffer vengono sostanzialmente persi e cancellati. Quindi è importante ricordarsi di andare a esplicitamente garantire che il contenuto dei. Buffer di output venga scritto nella destinazione, sul file o qualunque altra sia la destinazione, e questo può essere fatto con i due metodi eh, close e flash. Se ci dimentichiamo di chiudere un file o di fare flash, se poi vogliamo andare a fare altre operazioni di scrittura, eh, sostanzialmente rischiamo di perdere un pezzo del file o completamente il completo eh, contenuto del file se la dimensione è piccola. Per quanto riguarda gli stream relativi ai byte, la classe principale per la lettura è la classe inputstream, che esattamente analogamente alla classe reader ha una serie di classi che permettono di andare a fare letture con diverse caratteristiche e da eh, diverse fonti. La classe inputstream eh, ha un metodo read che è in maniera del tutto analoga al metodo read della classe reader ha tre varianti, una che legge un unico byte, una che legge un array di byte e un'altra che legge un eh, sottoinsieme all'interno di un array di byte. Per quanto riguarda eh, il primo metodo read, anche questo restituirà meno 1 nel caso in cui sia stata raggiunta eh, la fine del file. Analogamente al reader abbiamo un metodo available che mi permette di capire se ci sono dei eh, byte disponibili, eh, reset che mi permette di posizionarmi all'inizio, sempre che sia possibile, ad esempio nel caso di un file, eh, oppure usare il metodo skip per saltare un certo numero di eh, byte. Per l'output abbiamo la classe OutputStream che definisce i metodi di base che poi sono implementati in varie sottoclassi che permettono di fare eh, output verso diverse destinazioni o con diverse caratteristiche. Nel caso dell'output stream, anche qui come per il writer, abbiamo una serie di metodi che permettono di scrivere un array di byte, un sottoinsieme di un array di byte, un singolo byte e poi i metodi close e flash, che come abbiamo detto prima sono importanti per garantire che il buffer di output venga scritto verso la destinazione. Quindi, è sempre fondamentale fare un flash se voglio essere sicuro che quanto scritto fino a un certo momento venga effettivamente mandato alla destinazione o un close alla fine dell'operazione normalmente eh, i vari stream hanno diverse specializzazioni eh, abbiamo le specializzazioni in memoria, quindi abbiamo input-output non verso un file o una connessione, ma fatto in memoria. Questo può essere utile per poter andare a eh, accumulare in memoria qualche cosa per poi manipolarlo. Eh, abbiamo i pipe che sostanzialmente permettono di fare delle connessioni tra eh, diversi programmi. Eh, contemporanei, ovviamente abbiamo i file, abbiamo gli stream che sono bufferizzati, quindi soprattutto nella lettura, invece di leggere un carattere per volta posso, o un byte per volta posso leggere un blocco e poi interpretarlo in maniera eh, utile, abbiamo la specializzazione di tipo printed in cui abbiamo i metodi di, di print, print e println che abbiamo usato tantissimo eh, per l'oggetto system.out e abbiamo poi gli stream interpretati. Che sostanzialmente prendono i dati e li interpretano in un certo modo. Andiamo a vedere eh, innanzitutto un tipo particolare di eh, stream eh, che è eh, quello che permette di fare la conversione tra byte e caratteri. Eh, allora abbiamo l'input stream reader, che sostanzialmente è un reader che permette di adattare un input stream alla lettura di caratteri quindi l'input stream reader cosa fa? incapsula un input stream fornisce i metodi eh, del reader e quindi permette di leggere dei caratteri e eh, implicitamente che cosa fa? fa un'operazione di conversione da una sequenza di byte in una sequenza di caratteri l'operazione inversa viene fatta da un output stream writer che In quanto writer incapsula un output stream e converte i caratteri che vengono scritti tramite il writer in una eh, sequenza di byte. La specifica codifica da utilizzare eh, in scrittura o in lettura per convertire la sequenza di byte in una sequenza di caratteri può essere specificata come parametro del costruttore di eh, input oppure output stream writer. In assenza di questo dettaglio, si assume che la codifica sia quella di default di Java, cioè la UTF-8, quindi la sequenza di byte viene interpretata come una sequenza di byte che segue le specifiche UTF-8 e quando deve essere generata, viene generata una sequenza di caratteri di nuovo che, che segue le specifiche UTF-8. Oltre a questa due stream di conversione byte-caratteri, ci sono una serie di stream sia orientate ai byte che, eh, che orientate ai caratteri per andare a scrivere e leggere in memoria. Per quanto riguarda eh, i caratteri abbiamo char eh, array reader and writer oppure string reader and writer. Per quanto riguarda gli stream abbiamo i byte array input e output stream. Questi sono utili se io voglio andare a leggere o scrivere all'interno di un'area di memoria, passando un reader o un writer a un metodo che quindi non saprà sostanzialmente se sta scrivendo su un disco oppure su un'area di memoria. Quindi l'utilizzo di questa astrazione di stream può essere sfruttata per andare a scrivere ad esempio in memoria, invece di scrivere su un disco e poi leggere, per velocizzare ad esempio le operazioni. Esistono poi... Eh, delle classi che permettono di leggere e scrivere dalle pipe che sono sostanzialmente eh, degli stream collegati e eh, nel caso specifico le pipe in java sono molto utili per andare a permettere una comunicazione tra più thread paralleli eh, ne parleremo torneremo su questo quando parleremo dei eh, thread Quelle, le due specializzazioni più eh, comuni degli input e output sono quelli che permettono di leggere e scrivere da file e quindi abbiamo file reader e file writer e file input stream e file output stream. Possiamo utilizzare questi stream ad esempio per andare a prendere un file e copiarlo in un altro. Ad esempio se vogliamo andare a copiare un file di testo possiamo creare un file reader a partire ad esempio dal, dal primo parametro del main e un file writer e poi fare un ciclo che permetta di andare a leggere eh, tutti i caratteri dell'input e finché non si raggiunge la fine del file eh, andarli a scrivere sull'output. Ovviamente questo tipo di scrittura è estremamente inefficiente perché vuol dire leggere e copiare un carattere alla volta. Molto più efficiente è se io vado a utilizzare la variante del read che legge in un eh, buffer e eh, ovviamente vado poi a scrivere un buffer. Eh, questo tipo di scrittura è tendenzialmente 10 volte più veloce perché invece di scrivere ogni singolo carattere vado a scrivere un blocco di eh, caratteri eh, uno alla volta, eh, un blocco alla volta invece di un singolo carattere per volta. Talvolta può essere necessario andare a leggere o scrivere da file di testo che abbiano una codifica diversa da quella UTF-8 che è standard per eh, i file eh, reader e, fi e file writer. In questo caso possiamo utilizzare eh, la classe eh, InputStreamReader eh, per andare a specificare quello che è eh, il modo di eh, codificare o decodificare i caratteri. Per cui posso partire da un file input stream, eh, incapsularlo all'interno di un input stream reader, specificare il tipo di codifica in modo da garantire che i byte letti da questo file vengano codificati o decodificati utilizzando una determinata codifica. La stessa operazione possiamo farla per uno stream di scrittura, andando a utilizzare un file output stream agganciato a un file e poi Incapsularlo all'interno di un output streamwriter eh, per il quale specifichiamo il tipo di codifica. Oltre alle le tipologie di input ed output, ad esempio verso file piuttosto che eh, nella memoria, esistono delle specializzazioni degli stream che permettono di eh, fare delle operazioni di eh, input e di output bufferizzato. Per cui abbiamo ad esempio eh, la classe buffered inputstream, eh, buffered UpStream, eh, buffered eh, reader e buffered writer. In particolare eh, attiro la vostra attenzione sulla classe buffered writer che ha un metodo che si chiama readline che permette di leggere una linea per volta. Le altre classi, quindi i reader normali, non hanno questa possibilità, quindi è un metodo specifico della classe buffered reader che effettivamente per poter andare a identificare eh, la capo, quindi corrisponde alla fine della linea, deve necessariamente utilizzare un buffer in cui eh, accumula man mano i caratteri che poi eh, verranno a eh, formare quella che è la linea. Altre varianti di, ehm, di stream sono i print stream, che sono eh, una specializzazione degli output stream, quindi vanno a incapsulare un output stream e ehm, Forniscono due metodi fondamentali che sono print e println, che hanno una serie di ehm, eh, overload che garantiscono la capacità di scrivere sullo stream qualunque tipo di oggetto. Quindi, qualunque tipo di oggetto passato a un print o a un println verrà convertito in string e poi verrà stampato utilizzando la codifica specifica eh, legata all'output stream. Questi due metodi hanno inoltre la caratteristica che li differenzia dal eh, metodo write degli output stream e, e dei write, eh, per cui questi due metodi non generano una IO exception. Nel caso in cui ci sia una, eh, un qualche problema di scrittura, perché ovviamente io posso legare un print stream a un output stream, ad esempio eh, su file, viene eh, impostato un flag che poi può essere andato a verificare con il metodo check error. Gli oggetti Out ed Err, eh, definiti dentro la classe System, sono per l'appunto istanze di PrintStream, per cui hanno questo metodo eh, Print e print, la variante Println, eh, che possono essere utilizzati per stampare in maniera agevole i contenuti di un qualunque oggetto. Infine abbiamo una specializzazione degli stream che sono eh, quelli che si chiamano eh, gli stream interpretati. Sono specializzazioni di stream orientate ai byte e possono andare a incapsulare degli input e degli output stream e permettono di andare a leggere eh, dei caratteri, eh, scusate, dei tipi eh, specifici. Per cui possono andare a leggere dei byte, dei caratteri, dei double, dei float, degli int, long, short, andando a convertire una sequenza di byte, ad esempio, in un intero. Attenzione che non stiamo convertendo dei caratteri, ma stiamo eh, convertendo dei byte. Per cui. Quando io faccio un'operazione di read int, andrò a leggere 4 byte dall'input stream e interpreterò questi 4 byte come la rappresentazione binaria di un intero. Quindi stiamo parlando di rappresentazioni binarie lette tramite data input stream e scritte tramite data output stream. Gli stream possono essere creati non soltanto su dei file, ma ad esempio a partire da un URL. Qui eh, esiste la classe URL in eh, Java che permette di andare a definire quello che è un URL, può essere costruita a partire da una stringa, e eh, questa classe ha un metodo che si chiama OpenStream che permette di avere eh, uno stream eh, di lettura legato a un URL. Quindi, questo permette di leggere sostanzialmente i contenuti di un URL. La classe URL, come abbiamo detto, permette di rappresentare uno Uniform Resource Locator. Eh, ovviamente ha un, il costruttore può avere dei problemi e in questo caso genera una malformed URL exception, nel caso in cui la stringa che noi passiamo non eh, corrisponde a un URL scritto correttamente. Ha una serie di metodi, tra cui eh, il metodo protocol, host, port, eccetera, che ci danno le componenti dell'URL e come abbiamo menzionato, ha questo metodo speciale OpenStream che apre una connessione per poter leggere il contenuto di questo URL. Quindi si collega, si collega a web server, apre la connessione e questa connessione è poi messa a disposizione tramite un input stream e quindi potrà andare a leggere i contenuti. Ad esempio, se vogliamo andare a scaricare un file eh, che è specificato da un eh, URL, io posso andare a definire un URL. Come new URL mettendo il protocollo HTTP eccetera, posso creare eh, un oggetto connection a partire da questa URL e posso eh, andare utilizzando questo connection a recuperare qual è il tipo di eh, contenuto. Se il tipo di contenuto è un eh, contenuto eh, HTML, allora posso andare a fare eh, un getInputStream a partire dalla connessione. Posso creare un oggetto output stream che scrive quindi eh, sul, eh, sullo standard output e poi andare a leggere blocchi di caratteri che verranno poi scritti sullo standard output. Quando abbiamo a che fare con gli stream, dobbiamo ricordare che questi sono in effetti eh, delle risorse che vengono sostanzialmente utilizzate tramite il sistema operativo quindi ogni volta che noi apriamo uno stream sia in lettura che in scrittura stiamo consumando le risorse del sistema operativo queste risorse sono limitate per cui ad esempio ogni programma ogni processo può aprire un numero limitato di file contemporaneamente per cui gli stream dovrebbero essere chiusi il prima possibile per rilasciare queste risorse ad esempio, se voglio andare a leggere la prima riga eh, da un file, dato il path, posso creare un file reader, incapsularlo dentro un buffer ed reader, utilizzare il metodo readLine per leggere una stringa, chiudere il buffer ed reader in modo da rilasciare le risorse e poi restituire la linea. Il punto è cosa succede se capita un'eccezione eh, nella readLine, l'eccezione termina l'esecuzione del metodo, saltando le ultime due righe e quindi la risorsa eh, associata a questo eh, file reader non verrà mai rilasciata. Per questo motivo eh, ovviamente dovrei andare a gestire le eccezioni, quindi dovrei andare a incapsulare il, eh, la chiusura eh, in un try catch, nel caso in cui eh, tutto vada a buon fine chiudo il mio file, restituisco e poi eh, restituisco la stringa, eh, se invece ho un'eccezione faccio comunque la chiusura e poi lancio, rilancio l'eccezione. Ovviamente eh, tutto questo funziona eh, non sempre ed è abbastanza complicato per cui ho un close qui e un altro close qua eh, e eh, funziona se io ho un'eccezione di tipo io, se io da qualche parte nella readline o da qualunque altra parte ho un errore eh, oppure una null pointer exception, ecco che questo catch non viene attivato e quindi anche in quel caso non ho la, eh, il rilascio delle risorse. Quello che potrei fare idealmente è mettere un blocco finally in cui sostanzialmente in presenza di un'eccezione qualunque sia prima di terminare il metodo se il br non è nullo viene eh, chiuso. BR potrebbe essere nullo per altri motivi, eh, ma verifico e in ogni caso questo viene fatto sempre in ogni caso. Ovviamente la scrittura è un po' complessa. Eh, per questo motivo nelle versioni più recenti di Java, in particolare la Java 7, è stata introdotta una nuova sintassi che si chiama Try with Resource, in cui io posso fare un try, metto tra parentesi tonde la risorsa che io ho, voglio tenere sott'occhio e poi con questa risorsa all'interno del blocco try quindi nelle graffe vado a fare tutte le operazioni che mi servono nel particolare ehm, vado a restituire br.readline il try read resource può essere applicato a eh, qualunque eh, classe che abbia eh, che implementi l'interfaccia autoclosable Perché? Perché praticamente questo eh, try with resource, una volta terminata l'esecuzione del, del corpo, va a chiamare il metodo close sull'oggetto risorsa. Quindi è sostanzialmente simile a eh, questo blocco try con il finally, ma la scrittura è un po' più pulita. E, eh, nel caso specifico funziona perché BufferedReader, come tutti i reader, implementa autoclosable e quindi fornisce il metodo close che può essere chiamato implicitamente terminato il blocco try. Un altro aspetto legato all'input-output all è quella che si chiama la serializzazione. La serializzazione consiste nella capacità di andare e a leggere o scrivere eh, un oggetto su un eh, qualunque eh, supporto di memorizzazione. In particolare la serializzazione richiede di andare a essere in grado di leggere o scrivere eh, gli attributi di un certo oggetto, eh, separare i vari elementi, quindi se, se ho più eh, attributi di, di separarli, se ho più elementi di un array di separarli e soprattutto quando eh, vado a leggere di eh, essere in grado di ricostruire gli oggetti del tipo corretto. Eh, queste operazioni di serializzazione e deserializzazione vengono svolte tramite due eh, stream particolari che sono object input stream e object output stream, quindi lettura e scrittura. Per serializzare io vado a utilizzare il metodo writeObject e per deserializzare quindi leggere vado a utilizzare il metodo readObject delle due classi. Eh, Object output stream e object input stream. La serializzazione di un oggetto viene svolta esclusivamente se l'oggetto che passo a WriteObject è un oggetto che implementa l'interfaccia serializable. L'interfaccia serializable è un'interfaccia vuota, quindi funziona come un'interfaccia di tipo marker. Che quindi mi dà eh, semplicemente una caratteristica aggiuntiva che io posso utilizzare per andare a fare un'operazione, quindi se l'oggetto è di una classe che invece è serializable, va bene, altrimenti eh, la serializzazione non può essere svolta. Quando vado a deserializzare, ovvero a leggere un oggetto serializzato, è importante poter andare a ricostruire l'oggetto del tipo corretto. Il metodo readObject mi restituisce un object, quindi io devo poter andare a fare un'operazione di cast verso eh, la classe specifica per poter poi chiamare i metodi. Eh, non sempre io sono in grado di sapere qual è la classe specifica eh, senza utilizzare le caratteristiche di eh, reflection, per cui molto spesso quello che faccio è di avere una classe di base eh, a cui fare il cast e che mi offre i metodi che io voglio chiamare senza dover andare a fare un'operazione di cast molto più specifica verso la classe vera. Quando eh, faccio un'operazione di serializzazione, la serializzazione viene eh, applicata in maniera eh, ricorsiva a tutti eh, gli attributi dell'oggetto eh, che io sto serializzando. Quindi gli attributi possono essere dei tipi primitivi e quindi vengono serializzati eh, secondo delle regole predefinite, eh, possono essere degli oggetti, eh, dei riferimenti ad oggetti, in questo caso devono implementare l'interfaccia serializable, altrimenti io non posso serializzare tutto l'oggetto, oppure possono essere eh, dei campi che eh, vengono di dichiarati come transient e in questo caso non sono oggetti di serializzazione. Qual è il caso tipico in cui vado a utilizzare un attributo di tipo transient quando ad esempio ho un attributo che contiene un campo, un valore precalcolato o una cache che mi serve per memorizzare dei valori temporanei, che ovviamente non serve memorizzare permanentemente, ma può essere utilizzata esclusivamente per delle operazioni interne. In questo caso la dichiaro come transient e quindi non deve necessariamente essere di una classe che implementa serializable. Quindi quando voglio andare a salvare eh, degli oggetti eh, che siano serializzabili vado ad utilizzare l'object che eh, salva eh, tutti gli oggetti. Tutti gli oggetti salvati sono poi eh, numerati nello stream. In questo modo io eh, non rischio di dover di salvare più volte eh, lo stesso oggetto. Quindi, se immaginiamo di avere che so, eh, un array di oggetti eh, i quali hanno al loro interno dei riferimenti che sono delle stringhe, se, tante, se la stessa stringa è utilizzata in più oggetti, questa viene salvata una volta sola perché poi vengono eh, numerate. Un esempio di eh, serializzazione è quello che vediamo qui, eh, per cui quando io ho ad esempio una classe student, se dichiaro che implementa serializable, posso andare a eh, definire una linked list eh, che contiene i miei studenti, aggiungerli. La classe eh, LinkedList implementa ovviamente Serializable e quindi posso andare a creare un eh, oggetto serializzatore che è un'istanza di object output stream costruito a partire da un file outputStream e posso utilizzare il metodo WriteObject a cui passo students, ovvero la lista di studenti. Come dicevo, la linked list implementa serializable, quindi io posso tranquillamente chiamare il metodo writeObject su questo oggetto. Gli elementi all'interno della linked list sono degli studenti, i quali implementano serializable e quindi questi vengono automaticamente scritti tutti all'interno del mio ehm, oggetto, eh, della mia, del mio file eh, di serializzazione. E poi devo ricordarmi ovviamente, come tutti gli Apple stream, di chiamare il metodo close per garantire che venga tutto scritto su disco e per rilasciare le risorse. In maniera opposta posso andare ad avere un oggetto di tipo, eh, un, un oggetto della classe ObjectInputStream, che chiamo deserializzatore, ehm, al quale posso chiamare, sul quale posso chiamare il metodo readObject. Questo che cosa farà? Eh, mi andrà a restituire un oggetto che io so essere della classe... Eh, eh, linked list e quindi io posso andare a eh, fare un cast a list di student dell'oggetto eh, recuperato e quindi a questo punto posso andare a fare tutte le operazioni necessarie. All'interno del package eh, java.io esistono anche altre classi che non sono necessariamente strettamente legate agli stream ma permettono di andare ad operare sul file system. La classe principale è la classe che si chiama file che rappresenta per l'appunto un file che si trova sul file system. Eh, ovviamente è un concetto astratto quindi è in grado di rappresentare eh, sia eh, dei file che dei directory. In generale io posso andare a costruire un file a partire da un eh, path name questa classe file ha una serie di metodi, ad esempio create, delete, eh, exist per andare a creare, cancellare, a vedere se esiste un certo file system, mkdir per creare una eh, cartella, per operare sui nomi, quindi getName, getAbsoluteName, e altri metodi, ad esempio Length per avere le dimensioni oppure list files per avere l'elenco dei file se l'oggetto file, file in questione corrisponde a una cartella. Giusto per capire come funziona, un esempio è questo, io posso creare un nuovo oggetto file a partire dalla stringa punto, quindi vuol dire crea un file che rappresenta la cartella corrente e poi utilizzo il metodo list files che mi restituisce una lista dei file contenuti nella cartella. A questo punto per ogni file contenuto in questa lista io posso andare a prendere il nome e la lunghezza e questo sostanzialmente va a elencarmi tutti i file contenuti nella cartella corrente. L'operare con la classe file e i suoi metodi è un po' complicata, per questo nelle recenti versioni di Java sono state introdotte le nuove classi che vanno a far parte di un package che si chiama NIO, new IO. Ci sono alcune classi che permettono di andare a operare sui path e sui file e eh, altre classi che permettono di definire nuovi concetti, quello di buffer e quello di channel eh, che eh, garantiscono una migliore efficienza nella lettura e scrittura dei dati.